Tantissimi prodotti, però sono sempre quelli toscani classici di questa zona. Non facciamo niente che non sia locale e quindi capocollo, pancetta, prosciutto, i vari prodotti per cui la Cinta è famosa. Bene. Con cosa si accompagnano questi prodotti? Ma questi prodotti l'ideale sarebbe mangiarli tal quali. Però si accompagnano bene anche con gli antipasti classici, con delle verdurine, sempre con prodotti comunque che non vadano a alterare il sapore del prosciutto o del capocollo o del prodotto che noi facciamo. Ad esempio questo prosciutto qua, che è un prosciutto di 24 mesi, sarebbe non opportuno servirlo con altri, perché deve esprimere il massimo da sé, senza essere inquinato da altre sorgenti. Con quale vino locale lo abbinate? Preferiscono vini locali che abbiano un certo tannicità, perché si accompagna bene con la parte grassa. Sul prosciutto non c'è nessun problema, va bene dal bianco che abbia un po' di corpo al rosso classico. Grazie. Spiega meglio questo lardo a secco com'è. Il lardo a secco, semplicemente il lardo non viene messo in conca, non viene aggiunta quindi acqua con gli aromi eccetera. Noi facciamo, il lardo viene rifilato e tolte quindi le parti che non sono né belle né che possono dare problemi nella conservazione, e poi viene messo in un locale idoneo in modo che assorbe quel poco di sale di cui ha bisogno e poi affina diciamo con il tempo la sua caratteristica organolettica. Caratterizza questo tipo di prosciutto? L'unghia nera caratterizza non solo il prosciutto, ma caratterizza anche l'animale. È la prova lampante che siamo di fronte a un cintasenese o a altre razze comunque autoctone italiane, le razze storiche che erano nere proprio come colorazione dell'animale stesso. E questo poi ci serve anche per evitare poi le facili contraffazioni, diciamo. Sappiamo oggi che moltissimi maiali che si usano nel nostro paese arrivano dall'estero. Purtroppo sì, ma questo è uno stato dei fatti, quindi non possiamo pensare di cambiare quella che è la filosofia che viene avanti da anni. L'importante comunque è dare segnali di chiarezza di produzione e far capire che si possono fare bene dei prodotti anche in realtà piccole, in realtà magari anche marginali. Sì, e quindi insomma soprattutto di un sapore particolare che solo le nostre razze autoctone possono avere. Diciamo che possiamo fare non solo un sapore particolare della razza autoctona, ma unico nel momento in cui le razze autoctone mangiano essenzialmente pascoli, quindi erbe di una certa essenza, e prodotti locali, il favino e l'orzo, che è tipico e solo di alcune zone. Quindi veramente qui si cerca di ottimizzare entrambi, sia il territorio che l'animale. Grazie. Bene, abbiamo detto. Ma è buono. Mamma è buono. Mamma è buono. Certo che è buono adesso.